Non so come si fa, è complicato. Non ho tempo! A me non serve. Sono fortunato! Ma sono tutte scuse. La prevenzione del cancro colorettale va fatta. Se hai più di 50 anni, il test è facile, veloce e gratis e lo puoi fare a casa tua. Oh, può salvarti la vita. Ricordati, la prevenzione non è questione di culo. Marzo è il mese della prevenzione del tumore al colon e il filmato che abbiamo visto ci ricorda, in estrema sintesi, con efficacia, anche con un tono scherzoso, ci ricorda che la diagnosi precoce è più che mai importante, perché il tumore al colon si può battere, ma è importante accorgerci subito che c'è. Abbiamo con noi, collegata dalla Lombardia, la professoressa Elisabetta Buscarini, che è primario della gastroenterologia dell'ospedale di Crema, ma è anche presidente della FISMAD, che è la federazione italiana, cioè a livello nazionale, raggruppa le società varie che si occupano proprio delle malattie dell'apparato digerente. Buongiorno, professoressa Buscarini, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Guglielmi. Ecco, poi saltiamo molto molto più giù, andiamo, posso dire ormai dal mio amico, perché ci siamo fatti una chiacchierata in cui, da cui è emersa la simpatia del mio omonimo, il dottor Luigi Pasquale, Luigi come me, primario della gastroenterologia di Avellino, presidente della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, e buongiorno anche a lei dunque, dottor Luigi Pasquale. Buongiorno a lei e soprattutto a te, Luigi. Ecco, grazie molto. Perfetto. Noi non avremmo potuto però organizzare questa trasmissione e invitare questi illustri ospiti se non avessimo avuto l'aiuto del dottor Bastianello Germanà, che è collegato con noi da Belluno, perché è il primario della gastroenterologia dell'ospedale di Belluno. Quindi buongiorno anche al dottor Germanà e grazie per la collaborazione. Buongiorno e grazie a te. Allora, professoressa Buscarini, cominciamo da lei, visto il suo ruolo di presidente nazionale della FISMAD, che ha anche commissionato questo spot che abbiamo visto. Le chiediamo dunque, sono molte le persone in Italia colpite dal tumore al colon e il tumore al colon, che mortalità si muore di tumore al colon? Certamente è un nemico molto temuto, molto importante ricordare che è il più comune cancro dell'apparato digerente. Sapete che è fatto, l'apparato digerente è fatto di fegato, pancreas e soprattutto di tubo digerente dalla bocca all'ano. Il colon è un organo molto importante e il cancro del colon retto, è il secondo maggior killer in Europa. In Italia ci sono quasi 500.000 persone che hanno avuto una diagnosi di tumore del colon retto, ci sono 50.000 nuovi casi ogni anno e ogni 25 minuti un italiano muore di cancro colorettale, questo va ricordato, quindi i numeri credo parlino da soli, no dottore? Mamma mia, quindi due persone allora in Italia muoiono di questo tipo di tumore. Sì. Ecco, voi avete fatto, avete commissionato questo spot che ci ha anche divertito, l'abbiamo appena guardato, no? Che mette al centro l'importanza dello screening. E qui devo dire, apro subito una parentesi, professoressa, io che ho 56 anni ho ricevuto già un paio di volte l'invito a fare lo screening, l'ho fatto. E ha fatto finta di niente. È una come? No, che ho fatto finta di niente, ci mancherebbe altro. Ma poi lei deve anche sapere, cara professoressa, che anni fa il nostro giornale, l'Amico del Popolo, che è molto diffuso in provincia di Belluno, aveva collaborato con l'ULS e la prima campagna che era stata fatta in provincia per lo screening era stata fatta mediante il nostro giornale. Quindi insomma siamo sensibilizzati insomma, a questo tema, volentieri portiamo avanti ancora questo tema. Quindi, professoressa, volevamo proprio chiederle l'importanza dello screening. Perché è così importante lo screening? Dottore, lei è un esempio virtuoso, ma purtroppo invece pochissimi, meno della metà dei chiamati a fare lo screening risponde di sì, cioè abbiamo un'adesione media a livello nazionale del 42%, in epoca pre-Covid, adesso è ulteriormente purtroppo drammaticamente calata. Ma perché è così importante? La domanda cruciale.
Allora, abbiamo scelto uno spot un po' irriverente per dare un po' come un pugno nello stomaco al passante, insomma, per attrarre davvero l'attenzione su questo problema, perché come lei sa e certamente tanti sanno, esistono i fattori di rischio per ogni tumore e anche per il tumore del colon retto, che sono fattori di rischio che iniziano ad agire magari anche decenni prima dell'insorgenza del tumore. E per esempio l'alcol, il fumo, la sedentarietà, il sovrappeso, una dieta sbagliata, ecco, sono tutti fattori di rischio modificabili e importanti. Ma qual è il fattore di rischio più importante, più pesante in assoluto? Non fare lo screening del cancro colorettale, perché questo, dal punto di vista del determinismo sul tumore, è la cosa più pesante che noi dobbiamo cercare di modificare. Abbiamo proprio anche le cifre a dimostrarlo, cifre italiane, no? Ha diminuito, ha cambiato la storia di questo tumore in 20 anni di effettuazione dello screening. Abbiamo ottenuto un calo di incidenza del 20% e un calo di mortalità di questo tumore superiore al 30%, quindi ha avuto una ricaduta importantissima. Guarda, io ricordo, professoressa, che ci arrivavano e pubblicavamo le lettere quando avevamo fatto questa iniziativa insieme all'ULS, delle persone che ringraziavano per questo screening perché avevano scoperto in tempo di essere state, di aver avuto la vita a rischio e si sono salvati proprio perché è stato scoperto per tempo il problema. Insomma, quindi siamo assolutamente consapevoli dell'importanza. Poi devo dire, appunto, avendolo provato un paio di volte, credo mi sia arrivato l'avviso, è qualcosa di estremamente semplice da praticare, per nulla invasivo, insomma, basta veramente, appunto, eccolo lì, no? C'è questo tubetto da dove si estrae, adesso le dimostro che sono preparato, professoressa. Ecco, va bene, vediamo, mi spieghi bene come si usa. Si estrae, c'è uno stoppino lì all'interno praticamente, questo, giusto? Vediamo. Sì. Eccolo lì, questo stoppino va passato in senso orizzontale e poi longitudinale, poi verticale 2 o 3 volte sulle feci, quindi lo portiamo in bagno con noi, viene rimesso dentro il tubetto e il tubetto va portato in farmacia. Fine, è tutto qui, cioè di una facilità incredibile. Ho detto giusto? 10 e lode. È perfetto, cioè è veramente un test da 2 minuti e nel bagno di casa propria, cioè molto facile, no? Ma sì, si porta in farmacia raccolgono questi tubetti, li danno all'ULS, l'ULS li analizza e solo se c'è, dunque non mi ricordo, mi pare che arrivi anche la lettera se è negativo, ti avvisano certo, che c'è stato, quindi insomma si è assolutamente tranquilli e si dice guarda, per fortuna sono a posto. Dottor Pasquale, caro Luigi, come sta andando questa campagna di screening a livello nazionale, condizionata dall'epidemia, santo cielo, ci voleva anche questa? Beh, insomma, non dirlo a me che purtroppo sono presidente nazionale, ma si sente dallo slang, anche io sono bellunese come voi, quindi... viva l'Italia lunga, bellissima e varia! Noi al sud purtroppo ci discostiamo un bel po' dai dati che riferiva prima Elisabetta, perché purtroppo gli inviti sono decisamente al di sotto del 50%, la risposta se possibile è ancora inferiore rispetto al 40% o poco più a cui faceva riferimento la dottoressa Buscarini. Perché? Perché in tutte le altre regioni, più o meno al centro-nord, il programma di screening va avanti, è stato incentivato. Ritengo che molto dipenda anche da una sensibilità di tipo politico. Se si sbatte il mostro in prima pagina, non mi sembra di dire nulla di nuovo, c'è la sensibilità da parte di tutti. Quando il mostro viene momentaneamente occultato, finisce non in prima ma in seconda, terza pagina, purtroppo finisce inevitabilmente nel dimenticatoio. Noi stiamo facendo un'azione con la federazione dove già la problematica ha delle risposte, quindi macro area centro-nord la implementiamo. Dove siamo deficitari stiamo con un po' di sacrificio da parte di ognuno di noi cercando di arrivare presso gli assessorati, i presidenti delle regioni per un'azione di sensibilizzazione. Ma questa è l'unica maniera. Cioè, se il Covid si batte con la vaccinazione, il cancro colorettale si batte
in quest'altra maniera. Bisogna fare i test preliminari, sono banali, non ripeto quello che ha già detto molto bene sia la professoressa Buscarini che tu stesso, insomma, hai dimostrato che puoi superare facilmente l'esame. È un discorso di sensibilizzazione, più se ne parla tanto meglio è. Lo spot è uno spot di impatto, non abbiamo avuto timore di dire la parolaccia o di usare il volto di una persona molto, diciamo, presente sui canali sia social che quelli televisivi, che ci desse una mano in quest'opera di sensibilizzazione. Ma avete fatto benissimo, tra l'altro io vi invito già, vedete, questa pandemia ci ha spinti a usare ancora di più questi strumenti informatici che ci permettono di parlarci, di stare insieme da tutte le parti d'Italia, no? Come siamo adesso. E questa intervista è destinata ai canali social, io vi dico già, condividetela, parliamo di Belluno, nasce a Belluno, ma è rivolta a tutta l'Italia questa intervista, e speriamo che possa contribuire a convincere chi ci ascolta che stiamo parlando di un esame importantissimo e facile da fare, ecco. Ci dica meglio, dai, dottor Pasquale, perché io ne ho accennato un po' di corsa, insomma, come funziona la chiamata allo screening? Allora, c'è una popolazione campione, diciamo grosso modo a secondo dei vari progetti regionali, tra i 50 e i 74-75 anni, quella è l'età in cui bisogna interagire. Si prendono gli elenchi, arriva una, la faccio anche abbastanza breve, arriva una comunicazione a casa, devi eseguire il test, lo puoi ritirare in farmacia, poi lo riporti, ti arriva la comunicazione circa la positività o la negatività del test. Dopodiché, questa è una cosa estremamente importante, lo screening non è semplicemente la ricerca sì o no del sangue occulto, perché nei casi positivi tu devi essere già in grado di offrire alla persona che ha il riscontro di positività al sangue occulto. Attenzione, noi non parliamo del 100% sangue occulto uguale cancro, eh? Ci siamo? Certo. Se noi non diffondiamo anche un margine di tranquillità, la persona va in tensione già al semplice riscontro, invece bisogna far capire che ci sono anche altre condizioni. E poi la nostra azione non è volta, o meglio, la nostra, mi impersono nell'ambito dello screening, noi non vogliamo cercare il tumore, noi dobbiamo cercare i precursori, cioè quelle lesioni dalle quali origina il tumore, che sono i polipi. Adesso abbiamo la capacità tecnica di rimuoverli, tutti, magari in qualche centro solo quelli più piccoli o quelli più aggredibili, in centri di riferimento anche le lesioni polipoidi più grosse di maggiore difficoltà tecnica per la loro rimozione, ma noi, rimosso l'elemento primario, abbiamo vinto la nostra battaglia sul nascere. Sì, ma senta, dottor Pasquale, per essere il più semplici possibili, abbiamo parlato di sangue occulto, vuol dire sangue nascosto, vuol dire sì, che nelle feci può esserci del sangue, quel sangue, sì, non è detto che sia dovuto ai polipi, però potrebbe essere dovuto ai polipi, sto riassumendo correttamente? Certo, ci sono anche lesioni o condizioni cliniche nelle quali può esserci un gemizio ematico, però è importante perché ti induce ad approfondire la motivazione per la quale tu hai avuto il riscontro del sangue occulto. Sì, vi chiedo, dappertutto lo presenta, o è solo una cosa di Belluno che lo si presenta con l'immagine del riccio? No, è una cosa nostra? Ecco. Da noi, beh, adesso ce lo dirà il dottor Germanà, da noi nella lettera che arriva con l'immagine di un riccio, c'è un disegno di un riccio e dice non chiuderti a riccio, non fare il riccio, bisogna che esci insomma da questa cosa, no? Ecco, perché tra l'altro sapete, in provincia di Belluno noi non siamo come quelli di Avellino che hanno una facilità, noi cerchiamo, tendiamo a chiuderci dentro, no? Chiudere, non far sapere la malattia, aver paura, invece bisogna avere coraggio di uscire. Dottor Germanà, facciamo la zoomata sulla provincia di Belluno e sul Veneto. Qui da noi come sta andando questo screening e come va questa incidenza del tumore al colon? La campagna per la prevenzione ottiene una buona risposta?
Allora, diciamo sì, sicuramente sì, se ci paragoniamo al resto d'Italia e anche al resto del nord Italia, a Belluno dobbiamo considerarci un pochino al di sopra delle medie che avete sentito, che hai sentito dai colleghi Buscarini e Pasquale. La media di adesione, della diffusione, cioè l'invito, è quasi del 100%, cioè quindi la macchina organizzativa dello screening funziona, funziona molto bene. D'altra parte abbiamo una storia di 20 anni e Riccio, scusa l'immodestia, ma l'ho inventato io con dei creativi nel 2004 qua a Belluno, e oggi il Riccio rappresenta non soltanto la prevenzione con lo screening del cancro colorettale, ma di tutti e tre gli screening, quindi un po' di orgoglio personale di aver trovato il logo che poi sta resistendo nel tempo come logo dell'ULS per promuovere gli screening. Però vedi, a me per esempio è rimasto in testa, adesso non sapevo bene dove e come collocarlo, però tante volte un'immagine è quella che, ti si fissa, no? Tutte le lettere che ti arrivano per gli screening, le buste, contengono questo simpatico Riccio con quella, diciamo, affermazione "non chiuderti a Riccio", che è molto suggestiva e importante. Comunque, tornando a noi, quindi la macchina organizzativa ha sempre funzionato molto bene ormai da molti anni, quindi sostanzialmente il 100% dei cittadini in fascia di età viene raggiunta dall'invito. L'adesione si attesta sul 60-62%, cioè significa che comunque un cittadino della provincia di Belluno quattro cittadini su 10 non aderiscono allo screening. Quindi cioè, quattro su 10 ricevono la busta e la buttano via. Okay? E vista l'importanza, come è stato detto, del farlo, noi ovviamente, pur partendo da un valore abbastanza alto, vogliamo comunque migliorarlo, perché siamo convinti che se si aumenta anche l'adesione al sangue occulto, abbatteremmo ancora di più l'incidenza e la mortalità del cancro del colon retto. Quei dati che ha citato la professoressa Buscarini di una riduzione di incidenza e di mortalità rispettivamente del 20 e del 30% sono dati in qualche modo che appartengono anche al Veneto, nel senso che è stato proprio uno studio del Veneto che ha comparato delle aree della nostra regione che non erano ancora partite con lo screening con delle aree dove invece lo screening era partito, e facendo una fotografia delle due aree in un periodo si è visto che dove c'era lo screening, dove non c'era lo screening, questi sono i dati, cioè lo screening riduce mortalità e incidenza. Poi sono stati ovviamente validati anche da altri studi, ma diciamo che siamo tra i primi e siamo quindi orgogliosi come residenti in questa regione aver contribuito ad affermare poi l'importanza dello screening, che fino a 10 anni fa era teorica, non era basata poi su effettivi dati di incidenza e di mortalità. Che poi, professoressa Buscarini, mi pare che un po' per tutti i tumori, no, si tenda a dare sempre più importanza alla diagnosi precoce, alla cura degli stili di vita per prevenire, perché è più facile provare a prevenirli questi tumori che doverli curare poi quando sono avanti, no? Dico una cosa giusta? Assolutamente giustissima. Gli stili di vita vuol dire cambiare radicalmente fin da giovani, è veramente la battaglia che stiamo conducendo come gastroenterologi, perché noi adesso stiamo parlando di cancro colorettale, ma non dimentichiamo che esistono altri almeno 2 o 3 grandi responsabili di morte per tumore nell'apparato digerente. Pensiamo al cancro dello stomaco, per esempio, no? 14.000 nuovi casi anno in Italia. Quindi, insomma, certamente i fattori di rischio modificabili, cioè quelli che dipendono da come io vivo, come mangio, come mi muovo, quanto mi muovo, no? Mi prendono sempre in giro perché dico divano mio nemico e ce l'hanno con me perché vuol dire non potersi sedere a guardare la televisione, ma scusi, noi siamo tutti lì a dire ai nostri pazienti deve fare 30 minuti di attività aerobica almeno 3 volte alla settimana e poi uno ci schianta un'ora di divano tutti i giorni. Quindi, come mangio, come mi muovo, come bevo.
Sì, tra l'altro il bere qui da noi è un problema grosso, il dottor Germano potrebbe raccontarci qualcosa su questo. Ma tornerei al nostro amico di Avellino, dottor Pasquale. E quando scoprite che una persona è positiva, voi prendete il test, lo fate, lo analizzate, viene fuori che è un positivo. A quel punto che cosa succede? Come si procede? Io penso che probabilmente è questo proprio il primo movens di tutto il problema. Perché nella mente della persona positività colonscopia. Ok. Allora, questa situazione è talmente destruente perché? Perché le persone hanno vissuto probabilmente, anche per ciò che capitava negli anni scorsi, la colonscopia come un evento assolutamente traumatico, particolarmente doloroso, e quindi si è creato questo alone intorno a questa procedura che davvero fa sì che si vada ad inficiare molto probabilmente anche l'adesione, perché molti associano ricerca del sangue occulto alla colonoscopia. È quasi matematico il rapporto, non si passa neanche per la via di mezzo se positivo o negativo. Certo. Sì, questo frena la gente, insomma, non hanno capito. Ma qui, dunque, voi avvisate quindi con una lettera che è stato trovato qualcosa. Sì. Immagino che li invitiate ad una visita in ospedale. Certo, certo. Adesso la procedura è la seguente: arrivano in ospedale, vengono verificati. Noi in Campania, per quei pochi che riusciamo a fare, abbiamo anche la possibilità nella fase iniziale di sottoporli a visita anestesiologica, dopodiché la procedura verrà eseguita con presenza dell'anestesista e quindi in sedazione profonda, ed è un ulteriore elemento per cercare di migliorare l'adesione. Calcoli che abbiamo poche cose che possono indurre la persona a venire a fare la colonoscopia, perché noi fino a prova contraria ci rivolgiamo ad una persona che sta bene. Certo. Cioè la persona sa che ha una probabilità di avere un problema, ma non è un rapporto uno a uno. Allora dice, io mi vado a fare la colonoscopia, vorrei essere messo almeno nelle migliori condizioni. Quindi per far questo ci sono in tutta Italia dei percorsi facilitati per lo screening, le persone arrivano, fanno le loro valutazioni, dopodiché arrivano a fare la colonoscopia, se possibile, ovviamente in sedazione profonda. Comunque la sedazione ormai è il leitmotiv che accompagna la procedura, senza sedazione avremmo adesioni parenti allo zero. Poi dopodiché c'è che cosa? Non è poco, c'è la qualità dell'operatore, la strumentazione, la possibilità che ci offre oggi la tecnologia per individuare le lesioni a livello di pochi millimetri. Non voglio essere ripetitivo, ma ho già detto prima, noi dobbiamo trovare i precursori, e quindi prima li troviamo, tanto più siamo vincitori in questa battaglia. E poi ancora una cosa bisogna che venga sottolineata: lo screening ha un inizio, ma anche una fine, questo percorso, e la fine è la post-chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, cioè accompagnare il paziente in tutte le fasi. Il paziente deve essere, tra virgolette, un pochino coccolato in questo caso, non che gli altri non lo siano, però deve capire che può entrare da persona che sta relativamente bene ed uscire in una condizione differente. Quindi però, è deve fornire tutto. Ecco, dottor Pasquale, io mi fisserei anche su una cosa che hai detto, allora, se ci diamo del tu. Tu dicevi una persona sta bene. Ecco, questo potrebbe essere proprio il fatto che induce a non andare avanti con l'esame. Non dice, ma cosa vuoi che vada a farmi l'esame, sto bene. È proprio perché stai bene che puoi nascondere qualcosa a livello precoce, giusto? Certo. È proprio perché stai bene che vale la pena andare a vedere se c'è qualcosa che ancora non ti dà segni, insomma, che invece potrebbe darteli tra un po', e se te li dà tra un po', magari ormai è troppo tardi, insomma, ecco. Ma, dottor Germanà, torno a Belluno, questa colonoscopia è cambiata un po' nel tempo? È ancora quell'esame fastidioso, appunto, di cui aver paura? Ci sono anche innovazioni, perché alla fine se l'esame finisce per respingere e per causare una scarsa adesione è un problema, lo vedo come un problema, no?
Allora, certo che è un problema, perché purtroppo i dati sono ancora più pesanti in senso negativo di quei pazienti che sono positivi e non vengono a fare la colonoscopia. Da noi per fortuna rappresentano soltanto il 10%, che però comunque è un certo numero di pazienti che fa il riccio anche per la seconda volta, cioè anche per fare il test di approfondimento. I dati purtroppo sono allarmanti. Chi è positivo e non fa la colonoscopia ha un rischio di sviluppare il cancro rispetto a chi la fa di 120 volte superiore. Quindi noi tutti i nostri sforzi li dobbiamo fare non solo per far aderire i pazienti al sangue occulto, ma anche a non perderne di quelli positivi che devono fare la colonoscopia. E come ha detto il dottor Pasquale, la colonoscopia rispetto a qualche anno fa è un altro esame. È un altro esame perché ci siamo impegnati tutti noi a cercare delle preparazioni per pulire l'intestino molto più gradevoli e molto più ridotte in termini di volume, perché era un problema quello di far bere 4 litri ai pazienti. E quindi oggi le preparazioni si sono dimezzate come volumi, addirittura ci sono delle preparazioni ad 1 litro invece che 4 litri. Abbiamo capito come farle nel modo migliore, spezzettarle una il giorno precedente e uno il giorno dell'esame, che migliora addirittura non solo la compliance ma anche la qualità della preparazione. Offriamo a tutti una colonoscopia in sedazione o in sedoanalgesia. Da noi diciamo che non è necessario la presenza dell'anestesista, perché nel 95-99% dei casi una buona sedoanalgesia fatta dal gastroenterologo è sufficiente per non far sentire dolore al paziente. E per ultimo, la tecnologia ha fatto veramente passi da gigante. Fino a qualche anno fa gli strumenti erano degli strumenti a definizione normale, numero di pixel diciamo molto basso. Oggi gli strumenti sono ad alta definizione. Quindi guardare il colon dei pazienti attraverso un monitor può essere paragonato a guardare una partita di calcio o una gara di Formula 1 con una vecchia televisione o con una televisione a 4K, quindi definizione molto molto precisa di lesioni anche minime dell'intestino e visione a grand'angolo anche del lume intestinale, che quindi favorisce la visione anche negli angoli più nascosti dell'intestino stesso. E l'altra cosa importante che ha già detto il dottor Pasquale è il nostro obiettivo è trovare non il cancro, non solo trovare il cancro in fase precoce che avviene in una netta minoranza di casi, ma trovare il polipo, che invece troviamo nei pazienti di screening in circa il 50% dei soggetti. Aspetta. E si sa che quanto noi siamo più bravi a trovare polipi, cioè quanti più ne troviamo, tanto più abbattiamo l'incidenza di cancro. Ci sono dei numeri, cioè per ogni nostra capacità di aumentare la capacità di trovare polipi del 3-4%, abbattiamo l'incidenza dell'1%. Quindi i professionisti devono essere anche preparati, bravi, formati. Non tutti gli endoscopisti possono fare la colonoscopia di screening. Sta nel ruolo come il mio definire quali del mio gruppo possono fare la colonoscopia di screening, perché devono avere dei requisiti di performance di un certo livello che noi siamo obbligati anche a misurare come direttori di unità operativa. Misurare, discutere i risultati. Non è che finita la giornata di endoscopia abbiamo chiuso, noi periodicamente abbiamo l'abitudine di fare delle riunioni per fare l'epicrisi e anche delle colonoscopie di screening. Ciascuno di noi si trova delle misurazioni di performance. E questo credo che sia molto importante farlo sapere alle persone, insomma, che è certificata una certa qualità nell'operato, in particolare nelle colonoscopie di screening. Allora, io adesso è da mezz'oretta che parliamo, direi che possiamo anche non chiedere ulteriore tempo ai nostri ascoltatori, perché poi sappiamo che cala anche l'attenzione. Penso che il messaggio che abbiamo dato sia molto chiaro e io vi ringrazio, perché insomma avere 3 primari con questi ruoli anche nazionali che ci hanno descritto che si può andare con fiducia, che è importantissimo, che faccio giusto il conto, 50 persone al giorno in Italia muoiono di questo ed è evitabile,
caspita, se riceviamo la lettera, cerchiamo di prenderla sul serio, andiamo in farmacia a prenderci questo tubetto. No, aspetta, il tubetto è già nella lettera, no? Se non sbaglio, no, non mi ricordo più. Bisogna andare in farmacia. Bisogna andare a ritirarlo. Sì. Bisogna andare a ritirarlo e poi lo riportiamo in farmacia e vediamo come va a finire. Io però vorrei chiedere al mio amico professor dottor Luigi Pasquale di Avellino se si mettesse nei miei panni, a chi farebbe concludere questa intervista? Alla professoressa Buscarini, chiudiamo in qualche parte. Che era anche la mia idea. Allora, professoressa, tocca a lei, professoressa. Che dire, che la prossima volta che faremo una campagna per promuovere l'adesione alla screen del cancro colorettale, prenderemo lei come testimonial, perché sa già tutto, lo difende molto bene, è molto motivato e credibile. Dottor Guglielmi, lei è il nostro testimonial ideale. Abbiamo veramente, credo, fatto un buon servizio ai suoi ascoltatori con il suo aiuto, perché... Facciamo, è molto importante. Facciamo girare questa intervista, perché credo che appunto ogni piccolo sforzo che possiamo fare nella direzione della prevenzione sia importantissimo. Quindi grazie, veramente grazie a voi che ci avete dedicato il vostro tempo, riunendovi a noi da tutte queste parti. Lei da Crema allora ci sta parlando? Sì. Professoressa, da Crema. Mm-hmm. Ok. E un grazie anche a Bastianello Germanà, perché ci ha aiutato lui a costruire questa trasmissione. E grazie a chi ci ha seguito. Ecco, basta, detto tutti i grazie del mondo, va bene? Allora mi raccomando, se ricevete la lettera non buttatela via, non chiudiamoci a riccio, andiamo in farmacia a prendere quel tubetto lì, apriamolo, usiamolo, riportiamolo in farmacia. Io l'ho fatto due volte, a me è andata bene, sono contento, speriamo che vada così anche le prossime volte, sempre, insomma, ecco, l'augurio che ci facciamo tutti, va bene? Ciao a tutti, grazie. Grazie. Grazie, arrivederci.